Ciao, oggi siamo a Piazza del Pantheon a Roma e vi portiamo a fare una gita per quelli che noi chiamiamo i nasoni, le famose fontanelle che ad oggi si trovano quasi solamente nella città di Roma. Adesso ci avviciniamo a uno degli esemplari più antichi, erano fatti in ghisa e travertino e gli esemplari appunto più antichi avevano tre fontanelle da cui sgorgava l'acqua, la cui forma era a testa di drago. Ecco da vicino uno dei nasoni più antichi. Come potete vedere lo chiamiamo nasone perché questa parte sembra proprio una sorta di naso. Siamo appunto in Piazza del Pantheon, una delle piazze più belle e più antiche di Roma centrale. Oggi non c'è tantissima gente post coronavirus. Adesso vi portiamo a vedere gli altri nasoni. Allora, per portarvi alla scoperta del nasone stiamo usando questa app. Questi sono tutti i nasoni di Roma. Questi in bianco con il disegno sono quelli che si trovano proprio al centro. Noi siamo qui, al Pantheon appunto, e l'app si chiama proprio Nasoni di Roma. Quindi adesso andiamo a vedere cos'altro troviamo. Oggi i nasoni sono famosi per infrescare i moltissimi turisti che vengono a Roma, ma un tempo servivano per dare da bere a tutta la popolazione romana che era in continua siccità. E i nasoni prendono direttamente l'acqua dai più famosi acquedotti nell'antica Roma, quindi l'acqua è preziosissima, come l'acqua che trovate alla Fontana di Trevi o alla Barcaccia. Adesso siamo vicino a un nasone molto particolare, uno dei più visitati del mondo, Fontana di Trevi. Soffro da beve senza fiamme una lira, molti si inchinano per toccarmi il naso, mi scorre nelle vene acqua cristallina, son prevedibile, mi incontri per caso. Proprio dietro l'angolo ne abbiamo trovato uno di quelli di cui parlavamo prima, appunto, che sono stati chiusi. Però se avete sete non preoccupatevi, probabilmente ne troverete uno vicinissimo. A Roma infatti ci sono circa 2500 nasoni e 280 solamente all'interno delle mura. Ragazzi, ma come si beve dal nasone? È semplicissimo. Chiude qui. Freschissima, se venite a Roma a fare un giro vi consiglio di farvela una bella bevuta. Il nasone è intrinseco, come avete visto da questo video, nella cultura romana e io ne ho un esempio proprio vicinissimo. No, dai! Lo spunto del video viene esattamente da qui. Dopo essermi fatto un bel bagno nell'acqua fresca del nasone, vi dico che questo video
video è finito, io spero vi sia piaciuta questa caccia al tesoro per i nasoni di Roma. E noi ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere se farete anche voi questa ricerca per i vicoli di Roma, se mai visiterete questa bella città. Ciao!